E benvenuti alla seconda parte di questo video, cioè del primo vlog sulla casa, sugli inizi delle sistemazioni. Nel vlog precedente abbiamo visto più che altro perdite di tempo, una mattinata persa nel nulla, ma nel pomeriggio effettivamente ci siamo dati da fare, quindi ecco cosa abbiamo fatto. Allora, sono andato a comprare il cavo che adesso costa un sacco di soldi per fare la tirata principale, questa dove c'è la molla dentro, e qua c'è Dario che sta portando su bombole del gas già rugginose. già rugginose. Questa stufa già va, adesso è spenta naturalmente, ma già va. Qua intanto c'è chi porta su il video Ma wall. il tavolo lì lo montiamo? No, il tavolo conviene montarlo in cucina. No, quello per metterci lì. Secondo me sì. Qua, dopo aver comprato queste matasse da 6 mm quadri che mi sono costate una pazzia perché il costo del rame adesso è altissimo. Pagate quasi il doppio di quello che l'ho pagato io quest'estate. Ecco, appunto, giusto per cambiare. Stiamo passando la linea nuova che quindi attraverserà quella scatola là sopra in qualche Andrà piano maniera. di sopra. Questo perché questa è la linea montante, la stiamo facendo con 6 quadri, prima era fatta con l'uno e mezzo. E sì, il cavo, come avete visto, era bruciato, tra Anche l'altro. perché era sotto questo vecchissimo interruttore che poi nessuno ci ha più rimesso la calotta, allegria. Vabbè, ma perché certo ci stava anche passando corrente adesso E in certo, è quell'interruttore, acceso perché è perché. tutto acceso. Abbiamo poi messo quell'altro interruttore recuperato da un altro lavoro, che non abbiamo mai fatto il video, però c'è quest'altro lavoro in corso al mare. Che cos'è quello? Questo Sì, dice? cos'è? Un Questo è un differenziale perché qua c'era la protezione magnetotermica, facciamo finta che fosse una protezione perché un 25 A su un 1,5 non protegge, ma questo è un altro discorso. C'era la protezione magnetotermica fatta da questo, ma non c'era la protezione differenziale, quindi era, diciamo, protetto l'impianto, facciamo finta, Molto finta. ma non erano protette le persone, che poi è quello che interessa a noi. Quindi abbiamo aggiunto un differenziale da 25 A appunto per quello. Questo qui invece è un magnetotermico differenziale da 25 A 300 mA che protegge la linea che andrà su, che è quella che stiamo mettendo, in modo da svincolarci completamente dal vecchio interruttore che rimarrà solo per il magazzino per il momento, fino a che non si rifarà il magazzino, che è cosa sicuramente successiva. Assolutamente. I progressi sulla caldaia non sono positivi perché a quanto pare c'è la pompa del gasolio completamente piantata, da quello che perlomeno mi hanno detto, e quindi qua è tutto morto e sepolto, non si può fare niente a quanto pare, o perlomeno da quello che mi hanno detto. Qua c'è un bel po' di casino che bisognerà capire come togliere e risolvere. E altri aggiornamenti, ragazzi? È arrivato Spino? Aggiornamenti per ora non ce ne sono. Stiamo togliendo i cavi morti, cioè stanno togliendo i cavi morti. Qua c'è Marco che sta tirando degli altri cavi, ma questi sono attaccati o sono morti? Morti. Di là, di qua sono morti, di là non lo so, magari sono Ah attaccati. sì? Ah ok. È più che altro quello. Ma che te in bocca, diciamo così. Sì, Cioè, io non lo so, Questa, ma Bene. cos'è, da 1 mm? Che roba è? No, è Cioè, meno, è un è da capello. 0,75 È un questo. capello quel cavo lì, un capello. Allora, qua intanto stanno tirando questa molla in questo tubo intoppato, giusto? Sì. Con Marco che spinge, io che guardo questa caterva di cavo. Qualcuno Forse ci deve siamo. Pur E qualcuno deve pur vloggare. Intanto Spino è lì che monta scrivanie per il mago, è l'unico che si sta occupando veramente del mago. Certo. Cambiare i cavi della casa del mago per evitare che prenda fuoco non è un mago. Fa le magie e Esatto. È arrivato? Ma sì, qui quasi quasi, cioè voglio dire, magia, il fumo. Esatto. No! No! Sei rotta lì, nella scatola! Qui sei Questo rotta! è un dramma. E con questa piccola tragedia, che poi per fortuna si è risolta, andiamo a pranzo e procediamo dopo. Intanto cominciamo a Cioè, il mangiare. timer è Stai bloccando Sì, però. mangiamo, siamo qua a Badia. Buon appetito. Buon appetito. Allora, qua intanto si sta tirando cavi, tanti cavi. Mentre le stufe Mentre qua scoppiano. stufe puzzano, si accendono, si spengono, No, non si adesso sa. la non c'è più, deve essere non perdere. Ti cavi così si dice. Esatto. E cioè, vedi, li tiri così vedi qual è. Ma quindi questi che cosa sono? Cosa fanno? Sono quelli che facevano la linea montante prima. Delle luci. Questi si possono tirare via, questi Che prendi. non servono a Quelli nulla. con quelli da 6. Ah, ok. Quelli da 1,5 bruciati, per capirci. Ah, Cioè, lì perfetto. non sono bruciati, erano bruciati di là. Certo. Vabbè, possono rimanere buoni per qualche uso? Ma che quelli là li ho no. Quelli là li ho Vabbè, noi li teniamo. Intanto con Spino stiamo montando i tavoli, questo e quest'altro della cucina, bello. Questo è già montato.
quest'altro adesso ci stiamo occupando di questo. Qua aspetta, la cosa è di una fatica immonda. Comunque ci siamo quasi, è arrivato qua ormai. Da una parte si tira, dall'altra si spinge. Ecco qua. Ecco, finalmente i due carri da 6 sono arrivati. È un miracolo. Bisogna fare i buchi per mettere il quadro. Poi questa te la sto cablando e poi siamo a posto. Molto, molto, molto bene. Brandiamo il trapano. E dov'è Dario che di solito brandisce il trapano con tanto... Minchia, che muri di merda! Che muri di merda! Ma che maledetto! Come burro, signore! Come burro! Il trapano tra le palle! A questo punto ci siamo dimenticati di vloggare, ma io, in attesa che fosse pronto quello definitivo, ho montato un quadro provvisorio per permettere una corretta alimentazione dell'impianto. Vediamo. Ma in tutto questo, a che punto siamo rimasti con il famoso sottoscala? Vediamo. Mario ha trovato un gioco nuovo! Porcone, per fare le rivolte popolari! I ciompi! Mamma mia! Mentre gli altri sistemano l'impianto elettrico, io, Dario e Marco ci stiamo dando molto da fare. E qua c'è quello che era tutto pieno, adesso è tutto vuoto. Cioè, guardate che lavorone che si sta facendo di pulizia, già il quarto sacco di roba. Cioè, ma veramente! Siamo qua a fare la pulizia del sottoscala. Ma questo butta! Butta via! La racchetta, butta tutto! Ma che buona, buttala qua. Funziona, butta. Ma non buttarli dentro, che quella roba lì la togliamo adesso. Ma si raccoglie. Anche no. Quello butta via, mettilo qua dentro. Questo qua lo portiamo al forno. Sì. Cosa si è trovato? Un fiasco di vino ancora chiuso con il vino dentro. Sì, ma che vino è? A me non sembra chiuso, in mezzo. È aceto di vino rosso a questo punto. Nel mentre che stiamo facendo le varie prove, un altro VCR di Matteo sta facendo i numeri. Ma che infatti? Come si può vedere? Ma si sono sporcate le testine adesso. Sì. Si è visto qualcosa? Sì. Davvero? Si è visto lo schermo nero? Ah, ok, niente. Solo due neri, perché gli altri ci hanno messo il tagliato sulla destra, perché non si vede niente. Ma non è che veramente è il videoregistratore, Matteo, la cassetta l'ho guardata prima di portarla. No, questa è la mia. Appunto che è il videoregistratore. Intanto qui siamo messi molto bene con... Venga un po' decente. Allora, intanto qua siamo messi molto bene con la regia. Ringraziamo il nostro caro Marco, che purtroppo deve andare via, si starà da casa al mago. C'è il video wall dietro che è straordinario, penso io. Guardate che effetti stupendi. Comunque quello c'è qualche problema di contatto sul BNC, sa, No, secondo me sul BNC è il potenziometro del contrasto. Già che sono marci di quello lì, mi ero dimenticato. Prova a toccarlo. Non penso che sia il BNC, sai? Anche perché quello è l'ultimo proprio, l'ultimo. E allora per designare. È impossibile. Prima andava bene, però. Infatti. No, ma sono i potenziometri, perché è già prima. Appunto. Vai, dopo ci guardiamo. Comunque sia, la regia ci siamo, i fari più o meno ci siamo. Ringraziamo il nostro Marco, noi proseguiamo. Abbiamo fatto un discreto lavoro a livello elettrico, che poi Manuel descriverà con molta calma. Mentre io sono molto impegnato ad asciugare le mie scarpe sulla stufa, perché mi sono bagnato. Esatto, come i bambini nelle pozzanghere. Qui c'è del fervore. Ci sono lì i monitor che saltano. Che fanno le scale? Ci siamo scordati di prendere la scala giù. È giù, è lì. È fuori, però, freddo fuori. E quindi abbiamo allestito in fretta il mago, abbiamo fatto la meravigliosa diretta e stanchi e stremati abbiamo chiuso tutta la giornata e volta al termine. Ed eccoci qua, sono le 11:30, stiamo ritornando verso Ferrara. Come vedete c'è la nebbia che noi milanesi non siamo più abituati a vedere oramai da anni. Anni che non c'è più la nebbia. Solo nelle storie. Esatto, si dice camminiamo ci sarà la nebbia, ma noi per trovarla siamo dovuti venire a Rovigo. Sì. E niente, questo è quanto. Io credo che ci vedremo domani. Non credo che vloggerò più per oggi. Quindi buonanotte.